Penso che l'audience sia già a conoscenza abbastanza della cosa, in particolare dei tempi alquanto incerti e difficili che noi stiamo vivendo, non solamente in Italia ma anche in Europa. E questa difficoltà è anche dovuta all'introduzione della moneta unica, che molto velocemente è stato un passo più lungo della gamba e che era basato su determinati assunti, in particolare che l'unione monetaria portasse all'unione politica, assunti che non si sono verificati poi nella realtà, in quanto l'unione politica è ancora di là da venire, anzi c'è un fenomeno di disgregazione dell'Europa e di regressione dell'integrazione europea. È importante parlare appunto di Europa in questo momento di grave crisi economica a livello generale. Ma guardi, è chiaro che la crisi dell'euro si inserisce in una crisi economica generale, crisi economica generale che è derivata in parte dalla disunione dell'Europa, in parte dalla crescita dei paesi emergenti e in parte anche dal fatto che ci sono dei fattori oggettivi, per esempio la demografia, che pesano grandemente sul futuro dell'Europa. L'Europa che aveva grosso modo il 23% della popolazione mondiale nel 1913 e aveva il controllo del 65% del prodotto interno lordo mondiale, attualmente ha circa il 9% della popolazione e il 18-20% del prodotto interno lordo mondiale. Difficoltà che sta conoscendo l'Europa, si ripercuote notevolmente su tutto quanto il sistema sociale europeo, che è un sistema sociale che costituisce un po' il legame dell'Europa, in particolare il legame, tra le varie generazioni europee.